Bene, come ben sappiamo, da oltre un anno siamo riusciti a ottenere questo finanziamento per l'efficientamento energetico. Comuni come questi nostri, di 2.000 abitanti, siamo riusciti a ottenere questo finanziamento di 50.000 euro. Naturalmente noi l'abbiamo spesi per ridurre ulteriormente i costi della corrente elettrica. E noi in questo caso abbiamo impiantato dei nuovi lampadine a basso consumo e più dei rifasatori. Insomma, si poteva fare molto di più, però naturalmente il contributo era limitato. Speriamo che questo contributo venga ripetuto in maniera tale da riuscire ad ottenere ulteriori spese e quindi consumi. Che specialmente in questi ultimi tempi, con la crisi economica che tutti gli enti stiamo attraversando, per noi è veramente molto, molto importante. Dietro a tutto questo operato c'è, grazie il lavoro dell'assessore provinciale Angelo D'Ottavio, che si è occupato di tutto. Io lo ringrazio, sperando che continui ancora questo lavoro, intercettando questi finanziamenti alla Comunità Europea. È molto importante per le nostre comunità, è importante per lui, ma soprattutto fa onore, che si interessa veramente per gli interessi economici, sociali e delle nostre comunità.